Questo è un libro che raccoglie tutte le lettere in glorificazione di Srila Prabhupada da parte di tutti i devoti della ISKCON in questo giorno speciale, in glorificazione di Srila Prabhupada in questo giorno in cui si commemora la sua apparizione, il suo avvento. Allora, c'è anche la lettera che abbiamo scritto qui dal Tempio di Roma. Eccola qua. Sì, controllare. Allora, questa è la nostra. Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadishatarine. Caro Srila Prabhupada, per favore accetta i nostri più umili omaggi ai tuoi piedi di loto. Tutte le glorie a te, Srila Prabhupada, nella sublime occasione della tua divina apparizione e sempre. In una tua lettera datata 8 dicembre 1975 tu scrivi: la misericordia del maestro spirituale c'è sempre, ma noi dobbiamo prenderla. Proprio come il sole è lì per tutti, ma noi almeno dobbiamo alzarci o dobbiamo posizionarci, collocarci in un luogo adatto, ricettivo, per ottenerne il beneficio. Siamo come morituri in un deserto, il deserto del materialismo, una congrega di inutili e screditati cercatori dell'acqua della felicità perfetta nel territorio della perfetta imperfezione, Kalerdosha Niderajan, cercatori che non trovano, cercatori che prima o poi dimenticano di aver mai cercato, a tal punto da rinnegare ciò a cui da sempre anelano irrefrenabilmente. E tu ci stai offrendo proprio quell'acqua. L'acqua è preziosa, vitale, ma totalmente inutile senza la misericordia di qualcuno che decide di affrontare il deserto per portarla a chi non avrebbe altrimenti alcuna reale speranza o prospettiva di salvezza. È per questo che il puro devoto è considerato addirittura più misericordioso dell'infinitamente misericordioso Sri Krishna. E tu ce lo ricordi costantemente quando leggiamo nei commiati della tua corrispondenza con i tuoi discepoli il modo in cui ti firmi: tuo eterno benefattore, A.C. Bhaktivedanta Swami, tuo eterno benefattore. Il nostro compito, unico compito, consiste semplicemente nell'accettare le tue indicazioni salvifiche, cristalline e pure, e nel dissetarci fino a completa soddisfazione. Prego Sri Sri Nitai Sachinandana, supremi numi tutelari di Roma, di trasformare il mio naturale impulso ad esserti grato in volontà e desiderio inarrestabile di esserti riconoscente, agendo, finché lo riterrai opportuno, da valido maiordomus del tuo ineccepibile servitore, Sua Grazia Madhusevita Prabhu, mio maestro spirituale, preziosissima e indispensabile guida per i devoti della ISKCON Roma e nostro rappresentante GBC, nella Domus Hare Krishna, il nuovo tempio che Sri Krishna permettendo e tu benedicendo, presto si manifesterà alle porte della capitale d'Italia. Motivo di ispirazione e catalizzatore per la diffusione della coscienza di Krishna attraverso il nuovo avamposto romano sarà questa tua straordinaria indicazione, da te enfatizzata in una lettera datata dicembre 1979, indirizzata a Sankarsana Prabhu. Devo tradurre dall'inglese. Allora, il più elevato sviluppo della comprensione della coscienza di Krishna avverrà quando tu sarai capace di dare a tutti la verità, ma in un modo tale che essi possano rispondere positivamente.
Grazie infinite, Srila Prabhupada, per salvarci dalle fauci del monstrum horrendum di dolore panico, il mondo materiale, e permetterci allo stesso tempo di assistere al formidabile e incantevole miracolo del progressivo risveglio delle anime alla vita, la vita della tua coscienza di Krishna. Tuoi insignificanti aspiranti servitori del centro Hare Krishna ISKCON di Roma. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Allora, vuoi leggere la tua? No, è troppo piccola. È troppo piccola. Poche parole. Allora, l'unica cosa è che se devi proprio alzare la voce. No, è che il filo è corto. No, il filo è corto, però se lui alza la voce, se magari si avvicina un po'. Roma 24 agosto 2019. Avai Chara Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Accetta i miei umili omaggi a tuoi piedi di loto in questo giorno del tuo avvenimento. Volevo soltanto con queste piccole parole ringraziarti di cuore per aver avuto la forza e il coraggio di proseguire la tua missione all'arrivo a Nord America, anche dopo aver sperimentato tutte le difficoltà che si presentarono allora. Senza quel divino sforzo, grazie alla grazia di Sri Krishna, non avrebbe stato possibile conoscere il tuo messaggio, pieno di conoscenza e trascendenza, luce per i nostri occhi chiusi in ignoranza. Sinceramente, il tuo aspirante servitore, Freddy. Grazie. Qualcun altro ha qualcosa da... si sente ispirato a dire qualcosa di riconoscenza a Srila Prabhupada? Di offrire delle parole di glorificazione? Mi rivolgo ovviamente ai devoti che sono impegnati nel servizio di devozione, quindi sentono urgente il bisogno di far sì che Srila Prabhupada sia soddisfatto dei loro sforzi. Qualcuno vuol dire qualcosa? Anche due parole? Sì, io. Insomma, metti a fianco a... Ah, la telecamera, senti, ti prende dietro la telecamera che anche io. Srila Prabhupada, Patita Bhavana, i miei umili omaggi. In questo giorno auspicioso e anche per sempre, tutti i giorni della vita. Ti volevo ringraziare perché senza la tua illuminazione per questo pianeta, questo occidente, per questo mondo materiale così oceano di ignoranza, senza la tua venuta sarebbe stato molto molto buio. Mentre possiamo avere la speranza di, seguendo le tue divine istruzioni, di poter arrivare un giorno a comprendere bene, seguendo i tuoi insegnamenti e la misericordia di Shishinita e Sachinandana, delle divinità che tu sempre adoravi e pregavi con costanza e meticolosità. Sei stato un grande esempio, il nostro grande esempio, il nostro grande salvatore. E ancora, e lo sarai ancora per tante generazioni avanti. Ti ringrazio per tutto. Hare Krishna. Hare Krishna. Qualcun altro? Allora, io vorrei leggere, quindi, grazie Maria. Grazie a te.
Vorrei leggere alcuni, prima due o tre estrapolati. Alcuni estrapolati dei libri di Srila Prabhupada, in cui egli stesso spiega il significato di Vyasapuja. Dunque, questo è dalla Bhagavad Gita, capitolo 18, verso 75, spiegazione. Nella Bhagavad Gita, tutti i sistemi di yoga, karma yoga, jnana yoga e bhakti yoga sono esposti, sono spiegati. Krishna è il maestro di tutto il misticismo. È da comprendere comunque che come Arjuna fu abbastanza fortunato da comprendere Krishna direttamente, così, per la grazia di Vyasa, Sanjaya fu anche capace di ascoltare Krishna direttamente. Sanjaya, lo sapete cos'è la Bhagavad Gita, praticamente è il racconto di Sanjaya di ciò che sta avvenendo sul campo di battaglia, il racconto di Sanjaya che al suo padrone, al suo re, Dhritarashtra, aveva dei, grazie a, poiché Sanjaya, questo servitore di Dhritarashtra, aveva dei poteri mistici, aveva ottenuto dei poteri mistici grazie alla sua devozione a Srila Vyasadeva, suo maestro spirituale. E quindi Prabhupada dice, lui Sanjaya, benché situato in un posto molto lontano insieme a Dhritarashtra, poteva assistere a ciò che succedeva sul campo di battaglia attraverso la televisione presente nel suo cuore. Così dice Prabhupada. Come un collegamento televisivo, lui riusciva a vedere, a visualizzare ciò che stava succedendo. E quindi questo è la Bhagavad Gita e Srila Sanjaya che ci racconta quello che sta succedendo. Allora Prabhupada qui dice, è da comprendere, così come, è da comprendere bene comunque, che come Arjuna fu così fortunato, abbastanza fortunato da comprendere Krishna direttamente, analogamente, per la grazia di Vyasa, Vyasadeva, Sanjaya fu capace di ascoltare Krishna direttamente. In realtà non c'è differenza tra ascoltare direttamente da Krishna e ascoltare direttamente di Krishna attraverso l'intermediario trasparente del maestro spirituale come Vyasa. Il maestro spirituale, ecco qui arriviamo al punto, il maestro spirituale è il rappresentante di Vyasadeva anche. Quindi, in accordo con il sistema vedico, con il metodo vedico, nel giorno del compleanno del maestro spirituale, i discepoli organizzano una cerimonia chiamata Vyasa Puja. Puja significa adorazione, Vyasa, adorazione di Srila Vyasadeva, ovvero del suo rappresentante. Questo invece è dello Srimad Bhagavatam. Canto ottavo, capitolo 24, verso 48. Sebbene noi non siamo così fortunati, non abbiamo la fortuna di contattare, di entrare in contatto personalmente col Supremo Signore, il rappresentante del Signore è da considerarsi alla stessa stregua del Signore stesso, perché tale rappresentante non dice niente e all'infuori di ciò che è stato esposto dalla persona suprema. Sri Chaitanya Mahaprabhu quindi dà una definizione di guru, Yaredeka Tarekaha Krishna Upadesh, cioè il maestro spirituale bona fide, cioè autentico, è colui il quale offre consigli ai suoi discepoli esattamente in accordo con i principi esposti da Krishna. Questo è il maestro spirituale bona fide, autentico. Il guru bona fide è colui il quale ha accettato Krishna come guru. Questo è il sistema guru parampara, chiamato guru parampara.
Il guru originale chi è? Vyasadeva, perché egli è è l'oratore della Bhagavad Gita e dello Srimad Bhagavatam, all'interno delle quali scritture, ogni cosa esposta, tutti gli argomenti esposti sono in relazione a Krishna, sono collegati a Krishna. Quindi il Guru Puja è noto anche come Vyasa Puja. In ultima analisi, il Guru originale è Krishna, il suo discepolo è Narada, il cui discepolo è Vyasa. E in questo modo noi gradualmente entriamo in contatto con la Guru Parampara. Non si può diventare Guru a meno che non si conosca cosa la Persona Suprema o la sua manifestazione vuole, desidera. Non si può diventare Guru se non si sa cosa Krishna vuole. Ciò che insegni, giusto? Che insegni? Acqua salsa? Non sta scritto l'oggetto di te. La missione del Guru è la missione della Persona Suprema. Qual è la missione della Persona? La missione della Persona Suprema? Diffondere la coscienza di Krishna in tutto il mondo. Qui c'è un altro estrapolato, tratto invece da Chaitanya Charitamrita. Nityananda Prabhu, quindi, organizzò il Vyasa Puja, ovvero l'adorazione del maestro spirituale. A chi? Al signore Sri Gaurasundara, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Gaurasundara. Dalla carnagione, il colore del suo corpo è Gora, dorato, Gaurasundara. Bellissimo ragazzo dalla carnagione dorata. Ma il signore Chaitanya che fece? Questa è una parola che non conosco, non la conosce neanche Google traduttore, siamo messi male. Sì, allora, ma il signore Chaitanya trasportava l'arma piccozza chiamata Mushala. Perché? Perché era nell'estasi del sentirsi Nityananda Prabhu. Che Nityananda Prabhu è un'espansione di Sri Balarama, la cui arma è una piccozza. Perché? Con la piccozza, che è un piccolo aratro a mano, praticamente una delle cose che lui fa con questo aratro è dissodare il terreno del nostro cuore affinché noi si possa piantare il seme della Bhakti. Questo è in accordo con un verso tratto dalle scritture vediche che dice che l'anima spirituale condizionata in questo mondo materiale Brahmanda Brahmite erra vagabonda da un corpo ad un altro, da un pianeta a un altro, da un universo ad un altro in questo mondo materiale. Erra alla ricerca di che? Dell'acqua della felicità. Tra questo deserto non ce n'è. No? Quindi va su giù, Brahmanda Brahmite. Brahmanda significa nella manifestazione di Brahma, nel territorio di costruito, creato da Brahma. No? Brahmanda Brahmite. Ma un'anima in questo vagabondare, un'anima così errabonda, è fortunata, a un certo punto diventa fortunata. Perché? Perché incontra Brahmanda Brahmite, Bhagavan Jiva, incontra la misericordia, Guru Krishna Prasad Paya Bhakti, la Tabija, incontra la misericordia combinata di Guru e Krishna, del maestro spirituale e Krishna, che insieme piantano Payabhakti Lata Bija, piantano nel cuore di quest'anima confusa, sofferente, che erra, sia nel senso di vagabondare, sia nel senso di sbagliare, errando da una parte all'altra, continua a commettere errori che producono sofferenza. Piantano, ecco, simbolicamente Balarama, che porta la piccozza, quello che porta la piccozza, credo che si dica Haladara, se non ricordo male, vero proprio? Alla Dara, colui che porta la piccozza. Cosa fa la piccozza, ovvero un piccolo aratro? Dissodare, siete tutti contadini come me, vero? Siete pratici, insomma, dissoda, rende il terreno adatto alla semina,
la semina di cosa? Paya Bhakti Lata Bija. Bhakti Lata. Bija significa seme, lata rampicante, pianta rampicante, arbusto rampicante, di che? Della Bhakti. Della Bhakti. Del puro amore per Dio. Allora questo seme, piano piano crescerà, germoglierà, bisogna trattarlo molto bene, con estrema cura, perché è molto delicata. Prendersene cura quotidianamente, innaffiandola con un'acqua speciale. Chi se la ricorda? Chi se la ricorda? Qual è l'acqua? L'acqua. Shravanam Kirtanam. Shravanam Kirtanam. Non soltanto, dice Prabhupada nel secondo canto del Bhagavatam, non soltanto Shravanam. Shravanam significa ascoltare, Kirtanam glorificare. Non soltanto il Maha Mantra Hare Krishna, ma le scritture vediche come Bhagavad Gita e Srimad Bhagavatam. Bisogna cantarle, ascoltarle, recitarle, studiarle, leggerle regolarmente. Così come regolarmente si recita il Maha Mantra Hare Krishna, per chi lo recita, per chi non lo recita, dovrebbe recitare regolarmente il Maha Mantra Hare Krishna, chiamare, invocare Krishna. E così questa pianticella, questo seme germoglia e poi cresce, 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 diventa un arbusto solido, potente, altissimo, sfonda le coperture dell'esistenza materiale, le spessissime coperture del mondo materiale, dell'universo materiale, e giunge, penetra i Brahmajyoti, supera il fiume Viraja, arriva a Goloka Vrindavana e lì si pone ai piedi di loto di Sri Krishna, della persona suprema. Questo succede, perciò è rampicante, arrampica e poi si avviticchia, si dice. Allora, Si avviticchia a cosa? Ai piedi di loto di Krishna. Ah, ok. Sì, anch'io sono un po' stanco da ieri. Allora, ecco, in questo particolare lila o... Chaitanya Lila, in questo particolare passatempo o gesta trascendentale, attività trascendentale del Signore Chaitanya. Il Signore Chaitanya in questo momento è nell'estasi del sentirsi Nityananda Prabhu, il quale è un'espansione di Balarama che porta sempre una piccozza, questa piccozza, questo piccolo aratro da dissodare. Hare Krishna. Per ordine di Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu organizzò il Vyasapuja del Signore. Del Signore chi? Hare Krishna Prabhu. Arrivo. Lasci la Prabhupada. Del Signore chi? Nityananda Prabhu, su ordine di Sri Chaitanya Mahaprabhu, organizzò il Vyasapuja per Chaitanya Mahaprabhu stesso. Hare Krishna. Tulsi Gopi Prasadam. Ah, ok. Just a moment, Prabhu. Just a moment. We are ready for you, Prasadam, to take it away. Hare Krishna. Allora, quindi su ordine di Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu organizzò il Vyasapuja del Signore nella notte di luna piena. Perché il Signore, perciò è chiamato Gora Sundara, perciò è chiamato Gora Chandra, perché è nato nella notte di luna piena. C'era, sì. Allora, quindi organizzò il Vyasapuja, ovvero il Guru Puja, su ordine di Vyasadeva, col permesso di Vyasadeva, secondo le direttive di Vyasadeva. Poiché Vyasadeva è il guru originale, maestro spirituale, guru, di tutti, coloro i quali seguono i principi vedici, adorare il maestro spirituale, l'adorazione del maestro spirituale è chiamata Vyasa Puja. Nityananda Prabhu organizzò il Vyasa Puja e anche il Sankirtan andava avanti, cioè il canto congregazionale di santi nomi andava avanti durante questa cerimonia, proseguiva, ma quando egli cercò di posare una ghirlanda sulle spalle di Sri Chaitanya Mahaprabhu,
egli vide se stesso nel signore Caitanya. Perché? Qual è il significato profondo di questo lila? Interessantissimo. Non c'è differenza, infatti, tra la posizione spirituale di Sri Caitanya e di Sri Nityananda Prabhu, ovvero non c'è differenza tra la posizione spirituale di Krishna e la posizione spirituale di Balarama. Entrambi sono differenti manifestazioni della persona suprema, Caitanya Nityananda. E durante questa speciale cerimonia tutti i devoti del signore Caitanya Mahaprabhu poterono comprendere che non c'è differenza tra il signore Caitanya e Nityananda Prabhu. Chi conosce la canzone Gurvashtaka? Sri Sri Gurvashtaka che cantiamo ogni mattina. Quale strofa va a esplicare proprio questo lila di Sri Caitanya Mahaprabhu? Sri Nityananda andò a posare una ghirlanda di fiori sul collo di Sri Caitanya e nel vederlo vide se stesso. Praticamente capì che sono la stessa persona. Nityananda Prabhu rappresenta il maestro spirituale originale. Sri Caitanya Mahaprabhu e Krishna, Dio la persona suprema. Da Nityananda Prabhu emanano tutte le forme di guru, Diksha Guru, Shiksha Guru, Sakshadaritvena Samasa Shastrai, Uktastata Bhavyata Eva Sadhvi. Cosa dicono? Cosa dicono le scritture vediche in questa strofa, che è la settima del Gurvashtaka che cantiamo ogni mattina? Cosa dice questo verso? Dice che Sakshadaritvena Samasta Shastrai. Samasta Shastrai, tutte le scritture rivelate sono concordi nell'affermare che non c'è differenza tra Krishna, il maestro spirituale e Krishna. Perché? Perché? In che senso non c'è differenza? Quella differenza fondamentale grazie alla quale il maestro spirituale non dirà mai io sono Krishna, io sono Dio. Ma si arrabbierà se qualcuno fraintenderà. In che senso? Perché ne è il rappresentante più intimo, poiché lo rappresenta. Prabhupada. Prabhupada significa pada, posizione, Prabhu del Signore. Colui che occupa la stessa posizione spirituale del Signore Supremo. Ecco perché è così importante capire il Guru Tattva, penetrare con profondità questa scienza. La scienza che riguarda il Guru è fondamentale. Non è un optional. Non è il guru un qualcosa di opzionale o alla moda. È assolutamente fondamentale accettare un maestro spirituale, avvicinare un maestro spirituale autentico, rivolgergli delle domande con sottomissione e servirlo. Quindi legarsi in una relazione seria, significativa, profonda, perpetua con il maestro spirituale, perché è il rappresentante più intimo di Krishna, ergo può condurci da Krishna, può condurci a casa, riportarci a casa. Fondamentale, fondamentale. Da soli, questo oceano dell'esistenza materiale, se abbiamo capito che questo mondo materiale, questa esistenza materiale è un oceano sconfinato di nascite e morte, nascite e morti, nascite e morti, noi non riusciremo a nuoto da soli neanche a superare un oceano come quelli noti in questo mondo, l'oceano Atlantico, neanche il Mediterraneo, che non è neanche considerato un oceano. Hare Krishna. Hare Krishna. Chiudi tu, si è uscendo, chiudi la porta a vetri, penso vada, puoi chiudere tu. Figuriamoci superare da soli, a nuoto, l'oceano dell'esistenza materiale, con le sue nascite e morti ripetute. Fondamentale. Allora, c'ho domande? Quesiti? Dubbi? Feroci obiezioni?
adesso scelgo una lezione tenuta da Srila Prabhupada, proprio sull'argomento Sri Vyasapuja. Questo qui, tenuto a Londra, 22 agosto 1973. Posso fare una domanda? Certo, io in un altro contesto ho visto nel giorno del compleanno invece dei fedeli, dei devoti, di alcuni devoti, fare una specie di questa, come si dice, di questa cerimonia. È una pratica che si fa in India anche alle persone normali o è soltanto sarà qualcosa di culturale, tradizionale, vado empiricamente, non ho idea. Cioè non è che si festeggia il maestro spirituale, ha un... Perché ha una valenza particolare adesso che ne parlavi. Io invece ricordo questa cosa che chiunque faceva il compleanno veniva... Non sono così tanto le feste di compleanno. Ti siedi a pranzo e ti alzi dopo cena, praticamente. Però non è che si tirano i fiori, io mi ricordo che... Non lo so, è un'aberrazione del Kali Yuga, questa qui, non c'è niente, da festeggiare. Mi dà l'idea comunque di una mancanza di rispetto, perché se si fa in questo modo e tu lo fai a una persona normale... ho capito quello che dici. Una persona normale, veramente normale, è un puro devoto di Krishna, quello è normale. Tutti gli altri sono anormali, effettivamente, no? Non c'è poco da festeggiare. Un'anima condizionata non ha proprio niente da festeggiare. L'unica cosa che ha da festeggiare è la sua solidarnosc, la sua... come si può? Rimembranze degli anni Ottanta. Come la sua alleanza. Dai bassi fondi della coscienza emergono. L'unica cosa da festeggiare davvero è l'alleanza col maestro spirituale, la lealtà, e quindi il maestro spirituale. C'è un festeggiamento molto bello in occasione dell'ufficializzazione di questa alleanza col maestro spirituale, appunto l'iniziazione spirituale, la diksha vidhana, l'iniziazione spirituale. Allora, bellissima grande festa, cerimonia del fuoco, il maestro spirituale, tutti i devoti, persone, astanti, distribuzione di prasadam, kirtan, sankirtan, però non è compleanno, il compleanno di una persona anormale è anormale, festeggiare il compleanno di una persona anormale, perché il compleanno di una persona anormale è semplicemente un anno più vicino alla morte, quella persona è un anno più vicino alla morte, c'è poco da festeggiare se non ha realizzato almeno un po' di essere un'anima spirituale, se non si conforma a questa comprensione, a questa realizzazione, per quanto piccola possa essere, però c'è poco da festeggiare. E da qui in questo mondo materiale siamo tutti autoreferenziati, ci autoincensiamo, ci autoglorifichiamo. Però, scusami, non è l'età che fa la morte, cioè nel senso che tu giustamente adesso hai detto, no? C'è un anno in più e un anno più vicino alla morte. Un anno in più, non è detto che... Può essere così, ma non è detto che sia così, cioè, nel senso che non è l'età che fa la morte, puoi avere 20 anni ed essere più vicino alla morte, bravo. 80, siccome quindi... non lo sai, siccome tu sai il punto A e non conosci il punto... Esatto. Quindi non è detto che può essere che sì, come può essere che no. No, è sicuro un anno più vicino alla morte, quello è sicuro, perché tu conosci l'origine, no? La tua data di nascita, diciamo, di apparizione, divenuta, e non sai dov'è il punto finale, diciamo, la morte, non lo sai, però sicuramente tu stai andando avanti, ti stai dirigendo verso, quindi ogni anno, diciamo, è un anno in più vicino alla morte, forse, altro che non è detto, però è l'unica cosa certa, la morte. Qualcun altro? Puoi ripetere quella frase della Sicura Stacca, la traduzione letterale? Tutte le scritture rivelate, tutte le scritture sacre affermano, sono d'accordo nell'affermare che non c'è differenza tra il maestro spirituale
è Krishna stesso. Perché? Perché il maestro spirituale è il rappresentante autentico, intimo di Krishna. Sakshat direttamente, proprio rappresentante diretto, intermediario trasparente. Soltanto attraverso del maestro spirituale? Sì, infatti la strofa successiva cosa dice? Senza la misericordia del maestro spirituale non si può ottenere la grazia di Krishna. E chiude il cerchio. Se andate a leggere le traduzioni di queste bellissime strofe, conclude così come ha iniziato, con lo stesso concetto. Qual è il primo concetto espresso nella Shri Shri Gurvashtakam? Il primissimo concetto espresso qual è? Che questo mondo materiale è paragonato a? Un incendio, una foresta in fiamme, non un incendio. Una foresta. Interessante, ieri sera leggevamo a mezzanotte, ti ricordo, no, a luna, che era le lune per le due quando stavo tornando, quasi. Leggevamo questo punto interessante. Non è un fuoco, è una foresta in fiamme, non è un fuoco nella foresta, questo mondo materiale, no, è una foresta in fiamme. Una cosa bella in fiamme, in questo senso. C'è una cosa data che è bella. Non è quello il concetto. Ah, no. Non è quello il concetto. È che tu sei in una foresta in fiamme, divorata dalle fiamme. Non sai mai, come leggevamo ieri sera al libro di Krishna, non sai mai le fiamme quali alberi andranno a colpire e quali no. Giusto? Quindi come si può vivere serenamente in un posto così? Come si può pensare di essere felice? Allora, ma hai evidenziato questa cosa perché invece viceversa, se fosse un fuoco qui? No, perché non è un fuoco, è proprio la foresta in fiamme. Immagina una foresta completamente in fiamme, proprio le fiamme che divorano ferocemente e velocemente tutto quello che incontrano. Te compreso che ci stai dentro. Te, tu, io, tutti quanti, Il tempo, no, il tempo. Detto, sto fuori. Il tempo che divora. Tempus, l'Axererum, il tempo distrugge, divora tutto quanto, come le fiamme distruggono una foresta, no? Come in questo periodo, in questi giorni c'è stata la foresta amazzonica, Brasile, no? Dicevano. Amazzonica. Quindi il tempo è superiore allo spazio. Il tempo è certo, assolutamente. Allora, così come inizia. L'unica speranza? Qual è l'unica speranza in una foresta in fiamme? Noi ci stiamo dentro, dentro, proprio dentro. Qual è l'unica speranza? Qual è l'unica speranza? Che arrivino i pompieri? No. Cosa possono fare i pompieri? Qualcuno ci prenda un elicottero. Come li chiamano? Shortcut? No, come li chiamano? Quelle le truppe proprio, forse, lo sai, come si chiamano? Quelle squadre che tagliano il fuoco, cioè che tutta una serie di tecniche per shortcut, mi sa, cioè col fuoco, lo brucia, insomma, non è. L'unica speranza qual è? Una squadra di pompieri? Una foresta in fiamme? Qual è l'unica speranza? L'unica, proprio l'unica speranza. Qual è l'unica speranza? Dio stesso. Sì, nella forma di? In una, la provvidenza che manifesta cosa? Perché certo è che Krishna, Dio, viene e ti toglie, no? Cosa fa? Però, cosa può fare però? Qual è l'unica intervento provvidenziale, l'unico che può davvero salvarci? La pioggia, che bei nuvoloni gravi di tanta pioggia la riversino su questa foresta in fiamme. Ah, allora, la foresta in fiamme, al di là della metafora, è... ti dà fastidio il freddo, vero? No, va bene. Perché non ti vogliamo spegnere? Di più. Perché arriva anche da sotto, non so come. Certo, no, c'è arriva da sotto al televisore, arriva proprio così. Sì, sì, hai no. Perché la spengo, se volete, la spengo. Problema. Se vedete un po' più. Bocca in terra. Lì arriva. Ma devo aprire le finestre, però. Se no muoviamo. No, vabbè, io non avevo materiali, almeno non ho bisogno dell'aria condizionata. No, l'ho detto tutti. Tranquillamente che si può aprire. Perché pure è fresco, eh. Quindi dicevamo, no? Foresta in fiamme. E nella metafora che cosa simboleggia? Cosa simboleggia la foresta in fiamme? La misericordia di Krishna. L'esistenza materiale. L'esistenza materiale. Cosa simboleggia la pioggia? La nuvola? La nuvola gravida di pioggia? Cosa simboleggia?
il maestro spirituale. Da dove la prende l'acqua? Le nuvole, da dove la prende? Da dove il cielo, da dove la prende l'acqua? Dagli oceani, dai mari, dalle distese d'acqua, diciamo, no? Il sole la fa evaporare, e poi comunque la rilascia. L'oceano, da cui prende l'acqua la nuvola, il cielo, questa forma di nuvola, eccetera, è paragonato, simboleggia, questo oceano simboleggia Bhakti, la Samamrita Sindhu, l'oceano di nettare sconfinato, l'eterno oceano di nettare, Krishna, Dio la persona suprema, no? Allora, il maestro spirituale prende l'acqua dall'oceano della misericordia, dice questa bellissima prima strofa, la prende da lì e la riversa sulla foresta in fiamme e noi siamo salvi. Lo stesso concetto è ripreso nella ottava strofa, con un preludio che è la settima strofa, in cui Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur ci fa notare che non c'è differenza come potenza spirituale, come posizione spirituale, non c'è differenza tra il maestro spirituale e Krishna. Nell'ottava strofa riprende lo stesso concetto affrontato nella prima, ma senza metafore di sorta. Te lo dice così com'è, te lo dice proprio così com'è, immediatamente, affinché qualora non fosse ancora chiaro lo diventi. Hare Krishna, Subhadra, puoi accompagnare per favore? Hare Krishna, compagnia. Grazie. Chiedami tu per favore di prendere l'offerta e portarla a tutta la sua famiglia. Hai che di loro di preoccupare? Hare Krishna, non c'è la sua famiglia. Hare Krishna. Casomai non fosse chiaro, dalla metafora poetica uno si perde un po', no? La foresta in fiamme, quasi si bea nella... si crogiola nella metafora poetica, nell'espressione poetica, subito, immediatamente, nell'ultima strofa, Vishwanatha Chakravarti Thakur ce lo ribadisce in maniera schietta, cruda, così com'è, essenziale, senza Yasya prasada bhagava prasado, yasya prasada nagati kutopi. Senza la misericordia del maestro spirituale non si può ottenere la grazia di Krishna. Senza l'intervento di una nuvola provvidenziale non si può ottenere salvezza da questa foresta in fiamme. Prima te lo dice in maniera metaforica e poi te lo dice direttamente. E poi te lo dice direttamente. Allora, questo perché? Chi aveva sollevato un argomento? No, dicevo che sì, rivedere la cosa. Sì, si è capito che tanto la prima con la ultima ribadisce. Il cerchio si chiude. Sono 8 strofe. Shri Shri Guru Astaka. Le 8 strofe che glorificano il Guru, il maestro spirituale. Ed è la prima canzone che si intona la mattina, la prima in assoluto. Qualcuno potrebbe dire: cominciamo bene, questo mondo materiale è una foresta in fiamme. Traducendo l'italiano. Allora, Prabhupada dice: qui siamo 22 agosto 1973 a Londra. Così, miei cari figli e figlie. Ah, come Manusavita proprio prima, cosa che ha detto? Mio caro maestro spirituale è padre. L'incipit della sua lettera. Mio caro maestro spirituale è padre. E qui Prabhupada dice: così, miei cari figli e figlie, io sono così in debito con voi, perché voi siete siete così entusiasti nell'offrire questo Vyasa Puja, questa adorazione. Ora cercate di comprendere. Molte volte noi abbiamo spiegato che questa funzione è chiamata Vyasa Puja. Io ho già spiegato questa mattina, questa adorazione, questa offerta di adorazione, uno potrebbe pensare, quell'uomo sta insegnando ai suoi discepoli l'antropomorfismo, ovvero l'adorazione a Dio. Qualcuno potrebbe pensare questo, no? Ma non è adorazione di un uomo,
uno non dovrebbe rimanere confuso. Vyasadeva è il maestro spirituale originale. Il maestro spirituale originale è Krishna. Da Krishna, Brahma fu iniziato, il signore Brahma. Tene Brahmaridaya Adhika Vayemu Yanti Yatsuraya. È stabilito nello Srimad Bhagavatam che quando Brahma fu creato, Brahma è il primo essere creato in questo mondo materiale, non c'era nessun altro, perché lui è il creatore di tutto ciò che ci circonda, è il creatore, diciamo il costruttore, l'assemblatore, perché il vero creatore è Krishna, non da lui emanano i 24 elementi di base. Allora, c'era soltanto lui, il primo essere creato, Tene Brahma Ridaya Adhika Vayeh. Comunque adesso lo spiego. Hare Krishna. Hare Krishna. È detto nello Srimad Bhagavatam che quando Brahma fu creato c'era tenebre, tutto l'universo era immerso nelle tenebre e egli, Brahma, non riusciva a comprendere qual era lo scopo del suo essere lì. Infatti Prabhupada una volta disse: tutti quanti, coloro i quali nascono, sono in channa. Channa significa coperti, in ignoranza, in illusione. Non sanno perché sono qui. Anche Brahma, quando nasce, è in channa. L'essere più potente di questo universo materiale è in channa. È come Channadal. Non è decorticato. Channadal, non decorticato. C'è ancora la corteccia, no? Quindi è coperto. Il dallo sta dentro. Cioè, dalle legume. Sì. Allora, si fa tosta sta lezione, eh? Che netta. E allora, senti qua. Non riusciva a capire perché sono qui, lo scopo del suo essere lì. E allora si impegnò in tapassia. E tapassia. E fu iniziato nel cuore, dall'interno. Tapassia, se c'è qualche parola, il mio tapassia, che vuol dire? Austerità. Facile a dire. Krishna, tapassa significa agire d'anima, ricominciare ad agire d'anima, che è qualcosa di veramente complicato per noi, quasi appare come impossibile. Infatti più non ne vogliamo sapere niente. Perché agire d'anima significa mettere in discussione completamente tutto ciò che ci ha riguardato fin qui. Significa smettere di agire come ci è sempre parso e piaciuto. Significa ricominciare ad agire non più per il piacere egoistico. Faccio quello che mi va quando mi va, se mi va, se no faccio qualcos'altro, oppure dormo. Dormo, faccio quello che mi va. Questo significa, vita materiale significa faccio quello che mi va. Però anche gli altri la pensano uguale. A parte questo, dico, tapasya significa accettare di smettere immediatamente di agire per il proprio tornaconto e iniziare ad agire in un modo che proprio ci risulta assolutamente innaturale oggi, ovvero agire per il piacere di qualcun altro esclusivamente per sempre, eternamente per il piacere di qualcun altro, ovvero per il piacere della persona suprema e dei suoi rappresentanti. Questo è tapasya, che è una cosa proprio... uno si sente assediato, si sente tampinato, tallonato, si sente oppresso, si sente controllato, si sente, Dio, che... Lasciatemi un po', costretto, in gabbia, in prigione. Infatti la prima domanda che si fa ad un religioso, ad uno spiritualista è: quali regole segui? Quasi come se le regole fossero delle restrizioni, delle sbarre che ci impediscono, no? Effettivamente la vita spirituale deve contemplare, annoverare, la pratica spirituale deve annoverare necessariamente delle norme, delle regole. Però queste regole devono essere anche quelle giuste, ovviamente. Però ci debbono essere delle regole. Quelle regole, senza entrare tanto nel dettaglio, quelle regole non sono sbarre che ci impediscono di essere noi stessi, così come da Kito ci ritroviamo a pensare, stupidamente, ingenuamente. Ma sono la chiave che apre quelle sbarre. Infatti, come li chiama Krishna i principi regolatori nella Bhagavad Gita?
Principi della libertà. Principi regolatori della libertà. Principi regolatori della libertà. Da non confondersi con i principi regolatori del Bhakti Yoga. Sì, sì. Mm. Questa è l'inizio. Quello rimane un po' confuso, è già la discendrita. Seguire i principi regolatori, Shravanam, Kirtanam. Ma scusa, non erano i quattro principi regolatori? No, perché quelli sono i principi regolatori del Bhakti Yoga. Shravanam, Kirtanam, e sono 9. I principi regolatori della libertà sono solo 4. Ma quanto sono tosto, tutto uno quanto è tosto. Comunque, tapassia, quello significa tapassia. Una, in altre parole, volontaria restrizione di certe libertà. Si capisce meglio così? Certe libertà, uno scopre che non sono libertà. Quelle sono la prigione. Maitunyagara, dice la Bhagavad Gita, Maitunyagara, questo mondo materiale è la prigione. Maitunya, chi lo sa? Maitunya del sesso, dell'attività sessuale. Questa prigione del mondo materiale è la prigione del sesso, è chiamata la prigione del sesso perché il collante, il fissante, l'elemento catalizzatore che ci tiene tutti quanti qui, volontari prigionieri, è proprio l'attrazione sessuale. Kama nella sua forma più grossolana, che poi, superata la quale, uno pensa di aver risolto il problema, invece no. Cade in una kama, in una lussuria, in un sesso ancora più feroce e devastante, ovvero il desiderio di essere riconosciuto, l'orgoglio, il desiderio di essere riconosciuto, apprezzato, incensato, glorificato, il desiderio di distinguersi, quello è sesso sottile, quello è sesso ancora più devastante. Le sbarre sono queste, rappresentate dall'attività sessuale, quella grossolana, quella proprio grossolana, cioè l'accoppiamento, uno sbava, gli appetiti, proprio, no? Un uomo eterosessuale passa una bella ragazza, una giovane donna, magari è il modello più giovane di sua moglie. come le macchine, come le macchine, c'erano i modelli più giovani, no? E uno sbava, no? Funziona così, no? Sì. E viceversa, lo stesso sesso, dipende dai gusti, dipende dall'inclinazione sessuale. Quello è quello grosso, il kama più grossolano, l'appetito, no? E poi c'è il kama, quello lì appunto, di anelare a distinguersi, a l'orgoglio, l'orgoglio della distinzione, dell'adorazione, del profitto. Puja, pratishta, labha. Puja, oggi è Vyasa Puja, no? Tutti vogliamo essere adorati, puja, tutti vogliamo adorazione, essere riconosciuti, distinguerci. Vogliamo ottenere questo tipo di profitto, questo tipo di piacere, il vederci onorati dagli altri, riconosciuti dagli altri. Questo è il peggiore dei nemici, papma, il peccatore, il peccato più grande che tutto divora, papma, dice Krishna nella Bhagavad Gita, nel capitolo 3, no? Il più grande, il devastatore della conoscenza dell'anima che distrugge ogni briciolo di razionalità, di raziocinio spirituale, lo distrugge e confonde l'intelligenza, la copre. Copre l'intelligenza degli esseri incarnati. Però come si fa ad andare controcorrente, quindi in un certo senso distinguersi, no? Nel senso positivo della parola, ma allo stesso tempo a non cadere nel desiderio di punta, no? Come hai detto tu. Non ti devi proprio distinguere. Perché ti devi distinguere? Sulla base, no, di che? Andare controcorrente, nel senso non seguire le orme del mondo materiale. E quindi non tutti vogliono essere diverso, però allo stesso tempo non... No, tu sei già diverso. Almeno tu nell'universo. Tu sei già unico. Penso sei il punto di morte, mi ricordo la canzone di Mia Martini. Sono rovinato. Tu sei già irrepetibile. Non per fortuna, direbbe qualcun altro, però io sicuro lo dico per fortuna. Cioè, ma tu sei già un'anima, un individuo, tu sei un individuo, nessuno è come te, nessuno mai lo sarà. Quindi non hai bisogno di distinguerti, tu devi semplicemente farti notare da Krishna. Ecco, Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur, maestro spirituale di Srila Prabhupada, Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajakacharya Ashtottarashata Shishrimati Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Maharaj Prabhupada Thakura Kijai. Diceva che tutti vogliono vedere Dio, fammi vedere Dio, mostrami Dio, facci vedere Dio. No,
E lui diceva invece, no, non dovete vedere Dio, pretendere di vedere Dio, voi dovete farvi notare da Dio, notare in virtù della vostra devozione, della vostra sincera devozione. A questo dovete puntare. Quindi, quello significa andare controcorrente. Allora. Krishna è dentro ognuno, dentro tutti. Ishvara Sarvabhutanam Riddheshe Arjuna Tishtati. Bhagavad Gita 1861. Così egli è chiamato Chaitya Guru, il guru all'interno del Chaitya. Chaitya, ceto, è il luogo più recondito della coscienza. All'altezza del cuore c'è un luogo, c'è un territorio, lì dove è seduta l'anima, Riddheshe, la sede del cuore. Qui nella sede del cuore c'è l'anima, in fondo, nei più reconditi recessi del cuore, nei precordi del cuore, c'è l'anima, è lì, no? Chaitya. E allora, poiché non siamo da soli, c'è un'altra persona, e questo non significa soffrire di disturbo di personalità multipla, no? Compulsiva, ma è apprendere la vera conoscenza, in accordo con la Bhagavad Gita. A Chaitya Guru, Krishna è presente nel cuore di ognuno, chiamato Chaitya Guru, ovvero il Guru dentro il cuore. E quando Krishna... Allora, poiché Krishna conosce tutto, qualunque nostro desiderio, qualunque cosa noi si faccia, lui è il Paramatma, è l'anima dell'anima, Atma Tattva, lui siede dentro il nostro cuore nella forma di... nel ruolo di testimone, Hanuman, indiano. Il modo di suonare indiano. Anumanta Upadrashta. Upadrashta significa che lui semplicemente osserva ciò che... Upadrashta significa che egli, Krishna, semplicemente sta osservando ciò che noi stiamo facendo e osserva anche i nostri desideri. Così, ciò che noi desideriamo, poiché Krishna è molto gentile, ci sarà da lui dato. Lo abbiamo spiegato tante volte, quindi noi otteniamo tutta una varietà di corpi per godere in questo mondo materiale. Allora, quando Krishna vede che un essere vivente è molto ansioso di comprenderlo, si può chiudere quella porta? Scusate. Lei, sì. Grazie. Grazie, proprio. Oh, Hare Krishna. Hare Krishna. Non è vediamo, ma c'è scioccanità che ha una suonata ormai indiana, ormai arrivo proprio dai, oh Dullal Gora, Hare Krishna, dai, facci vedere un bel dandavat al volo, dai, un dandavat, facci vedere un dandavat, un tuffo ai piedi di loto di Prabhupada, dai, andiamo a bere lì, un dandavat, un dandavat. Tuffo davanti ai piedi di... Fai un tuffo, facci vedere un bel tuffo da andavattoso. Dai, eccolo. Allora, quindi quando Krishna vede che un essere vivente è molto ansioso di comprenderlo, ovvero di risvegliare, di rivivere la sua coscienza di Krishna, quando Krishna vede questa ansia, questo desiderio di
di vedere Krishna, di vederlo e di risvegliare la propria coscienza di Krishna sopita, diciamo in coma, quasi soffocata, quasi terminata, cosa fa? Che fa Krishna? Allora Krishna gli offre tutte le opportunità. Questo è interessante, eh? Krishna gli offre tutte le opportunità, specialmente, in special modo, manifestando se stesso come maestro spirituale. Quando Krishna vede, quest'anima vuole riconoscermi, vuole ricordarsi di me, vuole rivivere la sua coscienza di Krishna sopita, comatosa, Krishna subito gli dà tutte le opportunità. Ok. Subito gli dà tutte le opportunità, specialmente manifestando se stesso come maestro spirituale. Antar Bahi. Antar Bahi. All'esterno. Lui è dentro, Antar, e si manifesta all'esterno. Nella forma di maestro spirituale in carne ed ossa, perché noi quello riusciamo a vedere, la grossolanità della carne e delle ossa, marmo, legno, cose proprio grossolane. Il maestro spirituale è quindi una manifestazione di Krishna, la manifestazione della misericordia di Krishna per aiutare una persona a sviluppare la propria coscienza di Krishna. Dall'interno egli, Krishna, aiuta. Quindi Krishna è chiamato Chaitya Guru. E dall'esterno come aiuta Krishna? Inviando un suo rappresentante per aiutarci a tornare ad essere avanzati in coscienza di Krishna. Quindi per avanzare in coscienza di Krishna noi richiediamo due tipi di aiuto, di sostegno. Abbiamo bisogno dell'insegnante di sostegno. Uno da Krishna e un altro dal maestro spirituale. È stabilito nel Chaitanya Charitamrita. Voi sarete felici ora di sapere che la Chaitanya Charitamrita è finalmente pubblicata. I devoti Jai Haribol, sì, è così. Il nostro Panditji Pradyumna ce l'ha presentata. In realtà lui ha lavorato duramente. Io ho tradotto e sono in debito con lui. Io ho tradotto e lui ha realizzato. Sono in debito con lui, molto in debito, perché lui in maniera molto accurata ha editato, ha prodotto, ha pubblicato e fatto tutto quanto in modo molto perfetto. Così noi abbiamo la traduzione dello Srimad Bhagavatam, della Bhagavad Gita, col sanscrito, perché molto del sanscrito, il mio amato discepolo Pradyumna, io lo chiamo Pandit Mahashaya, perché egli in realtà fa il lavoro del Pandit, fa il lavoro dell'erudito che aiutava Prabhupada a tradurre dal sanscrito. Allora lui ha pubblicato e ha lavorato molto duramente. E non solo questo, sua moglie anche lo ha aiutato in questo. E allora questo è richiesto, proprio questo è richiesto. Kipa vibra, kipa shudra, nyase kenenaya. Ye Krishna Tattavetta sei Guru Haya. Io qualche volta sono stato criticato dai miei confratelli perché io sono diventato un marriage maker, uno che fa matrimoni, perché un sannyasi non dovrebbe prendere parte ad una cerimonia di matrimonio, ma io ho sposato alcuni miei discepoli, e questo è anche unico nella storia. Allora alcuni miei confratelli mi criticano perché io sono diventato un marriage maker, ma loro non sanno
perché io ho corso questo rischio, non riescono a capirlo. Ho così tanti discepoli. Intelligenza artificiale, chiama da solo sto telefono. Ma loro non riescono a capire perché. Perché io corro questo rischio. Io ho molti discepoli, molti sono coppie sposate, ma tutti loro, mariti e mogli, marito e moglie, mi stanno aiutando questo movimento. Qui c'è Bhagavan Das, lui è anche un uomo sposato, con figli. Allora in realtà le coppie sposate dovrebbero essere Paramahamsa. Paramahamsa significa lo stadio più elevato del sannyasi. Paramahamsa. Un sannyasi attraversa quattro stadi: Kutichaka, Bahudaka, Parivrajagacharya e Paramahamsa. Un sannyasi all'inizio si suppone faccia abbia un piccolo appartamento proprio al limitare del villaggio o del luogo abitato, del centro abitato, non va a casa, ma le sue necessità sono soddisfatte in questa piccola cottage, in questo piccolo appartamento, ma non va più a casa lì dove era prima sposato. Questo è chiamato Kutichaka. Poi gradualmente, quando si è praticato la vita di sannyasi, fatto un po' di rodaggio, diciamo, va a mendicare di porta in porta. Non dipende più dalla propria casa. Comunque questo è chiamato Bahudaka. Bahudaka significa raccogliere ciò che è necessario per le proprie necessità personali da più posti. E quando è diventato esperto anche in questo, diventa Parivrajagacharya. Allora lui va di luogo in luogo, di villaggio in villaggio, a predicare il messaggio di Krishna, proprio come il nostro Sriman Revatinandana Maharaj sta facendo. Lui ha un autobus molto bello, e tutti gli altri anche lo stanno facendo, anche i Grihasta lo stanno facendo, perché il nostro unico affare è Krishna. Our only business is Krishna. Non importa che tu sia Grihasta, Vanaprasta, Sannyasi, non importa. Allora, quando un devoto arrivò, Hare Krishna, please. Allora, dove stiamo? Così, quando egli, un devoto, predica in tutto il mondo, quello stadio è chiamato Parivrajagacharya. E quando è esperto, esegue questo lavoro con degli assistenti. Questo è chiamato Paramahamsa, perché ha espanso il suo campo d'azione, quindi ha bisogno di assistenti. Quello è il Paramahamsa. Allora i Grihasta debbono essere Paramahamsa, proprio come Bhaktivinoda Thakur. Lui era un Grihasta, un magistrato. Che porto di mare? È un quarto d'ora questa parte, c'è un viavai che sembra il lungomare di Taranto. Allora, Srila Bhaktivinoda Thakur era un grihasta, un magistrato, un servo del governo, però lavorava così tanto per il Signore, lavorò così tanto per il Signore Chaitanya Mahaprabhu scrivendo libri, e non soltanto scrivendo libri, ma anche crescendo un figlio come Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj, il mio maestro spirituale. Così questo è grihasta. Essi dovrebbero produrre bambini come Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami, perché noi vogliamo grandi, potenti uomini che predichino questo movimento della coscienza di Krishna. Così tutti hanno il dovere in questo movimento, hanno doveri in coscienza di Krishna, e questo dovere è insegnare questo dovere in cosa consiste? Insegnare Krishna
e insegnare ciò che dice il maestro spirituale. Guru Krishna Kripaya Paya Bhakti Lata Bija. Ei Rupe Brahmanda Brahmite Kono Bhagavan Jiva. Chiunque giunga alla coscienza di Krishna non è un essere umano ordinario. Chiunque entri in connessione con il nostro movimento non è un essere vivente ordinario. In realtà egli è un'anima liberata. E io sono molto speranzoso che i miei discepoli che stanno partecipando oggi a questa cerimonia, anche se io morirò, grazie a loro il mio movimento, la mia speranza è che grazie a loro il mio movimento non si fermi. Io sono molto speranzoso, sì. Tutti questi bravi ragazzi e ragazze che hanno accettato così seriamente la coscienza di Krishna. Bhaktivinoda Thakur vuole che gli europei e gli americani possano comprendere la filosofia di Chaitanya Mahaprabhu e farne parte. Questo era il suo desiderio, Srila Bhaktivinoda Thakur. E il mio Guru Maharaj, sua divina grazia, Bhakti Siddhanta Sarasvati, Swami Prabhupada, lui anche tentò di inviare i suoi discepoli a predicare in Occidente il culto di Chaitanya. Uno di loro mi consigliò anche, nel primo incontro, uno di loro, he advised me also. Allora, nel primo incontro, forse lo sapete già, il mio maestro spirituale mi chiese di predicare. A quel tempo io ero un giovane, avevo solo 25 anni ed ero anche sposato. E io avrei voluto unirmi a lui ed eseguire il suo desiderio immediatamente, però dovuto alla mia sfortuna, alla mia carenza di fortuna, non riuscii immediatamente ad eseguire il suo ordine, però rimase nel mio cuore e questo ora lo sto facendo. Questo fu fatto, non riuscì a eseguire il suo ordine immediatamente, però lo ritenni nel mio cuore, questo sì, lo feci. Meglio tardi che mai. So better later than never. Io eseguì il suo ordine all'età di 70 anni, non all'età di 25 anni. Così in realtà io sprecai così tanto tempo. Io questo posso comprenderlo, dai 25 anni ai 70. Il messaggio fu che, quando io avevo 25 anni, questo messaggio arrivò quando io avevo 25 anni, ma io ho iniziato all'età di 70, però non ho mai dimenticato questo messaggio. Diversamente, come avrei potuto fare quello che sto facendo? Questo è un fatto. Semplicemente stavo cercando l'opportunità per concretizzare questo ordine del mio maestro spirituale. Così comunque, sebbene io abbia iniziato molto tardi, all'età di 70 anni, però grazie all'aiuto dei miei discepoli, questo movimento sta crescendo, sta guadagnando terreno e si sta diffondendo in tutto il mondo. Così quindi io vi ringrazio, è dovuto a voi. Io non ho credito, ma il credito merito è che voi mi state aiutando nell'eseguire l'ordine del mio Guru Maharaj. Così questo movimento, il movimento per la coscienza di Krishna, che voi già conoscete, è estremamente essenziale, il movimento più importante per la società umana. La notte scorsa l'ambasciatore dell'India, Sua Eccellenza Rasgotra, era presente qui e lui ha anche apprezzato che questo movimento è un movimento molto importante ed era molto compiaciuto che io abbia fatto così tanto e così questo movimento andrà avanti, nessuno può fermarlo. Allora, questa cerimonia del Vyasa Puja consiste nell'offrire il nostro ringraziamento alla Persona Suprema, perché egli è il Guru originale.
E come riceviamo questo messaggio attraverso il sistema Parampara, da Krishna Brahma, da Brahma Narada, da Narada Vyasadeva, Vyasadeva Madhvacharya, in questo modo Madhavendra Puri, poi Ishvara Puri, Chaitanya Mahaprabhu, i sei Goswami e poi Bhakti Nottakura, Jagannath Das Babaji, Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, Bhakti Siddhanta, e allora così noi lo abbiamo accettato, fino a noi. Come noi giungiamo alla coscienza di Krishna, alla comprensione della coscienza di Krishna attraverso questa lunga parampara, analogamente, nella cerimonia di Vyasapuja, qualunque onore, qualunque rispetto voi diate, quello va a Krishna attraverso il sistema parampara, giù, da giù fino a Krishna. Qualunque onore voi offriate al maestro spirituale, sappiate bene che il maestro spirituale, attraverso il Guru Parampara, lo farà arrivare a Krishna stesso, in persona. E, così come è ricevuto attraverso il sistema Parampara, analogamente le vostre offerte anche attraversano questo sistema Parampara per giungere al Supremo. C'è questa connessione. Il nostro sistema è Gopi Bhartur Pada Kamalayor Das Das Anudas. È come una sorta, qualche volta è chiamata questa cosa, qualche volta è chiamata burocrazia. Se tu firmi qualcosa, almeno in India, al presidente, tu dovrai, se tu devi sottoporre qualcosa al presidente, tu dovrai sottoporlo ad un rappresentante locale, e il quale poi passerà questo documento a qualcun altro, al suo segretario, su, fino al presidente. Così, anche il nostro sistema è così. Così, non è che io stia addestrando i miei discepoli ad adorarmi. Man worship, l'adorazione di un uomo. E che io stia accettando degli onori da loro senza motivo, no, non è così. Qualunque onore, qualunque rispetto, qualunque regalo, qualunque dono essi mi stiano dando, voi lo state dando al vostro maestro spirituale, e questo giungerà a Krishna attraverso il sistema Parampara. Questo è il Vyasapuja. Quindi questo è chiamato Vyasapuja. Vyasapuja significa Vyasadeva, che è il guru originale. Dopo Brahma, Narada, poi Vyasa è il guru originale, perché dalla sua letteratura, i Veda, no? Vyasadeva ha scritto i Veda, noi possiamo apprendere la conoscenza spirituale. Tutta questa letteratura, tutto ciò che noi stiamo producendo, in realtà proviene originariamente da Vyasadeva, dai quattro Veda, Brahma Sutra, Upanishad, Purana. Questa è chiamata letteratura vedica, e qualunque cosa sia scritta in accordo con le conclusioni della letteratura vedica, questa è anche letteratura vedica. Questa è la differenza tra Shruti e Smriti, no? Shruti sono come le scritture vediche, Smriti sono i corollari, sono ciò che va ciò che sostiene le definitive conclusioni delle scritture vediche, dei quattro Veda originali. Allora, proprio come i nostri libri, anche i nostri libri sono letteratura vedica, tutti i nostri libri non sono speculazione mentale. Qualunque cosa io abbia appreso dal mio Guru Maharaj, io ve lo sto presentando, tutto qua, non è speculazione mentale. Questa filosofia, quella filosofia, noi diamo un calcio a tutte queste cose, noi le scacciamo tutte queste cose. A meno che noi non si riceva conoscenza da una sorgente autorizzata, noi non l'accettiamo. A meno che non provenga da una fonte autorizzata, noi non l'accettiamo. E perché non l'accettiamo? Perché? Perché tutti possono comprendere che ovunque ci sia un grande filosofo, uno scienziato, chiunque gli sia, comunque gli è imperfetto, come ogni uomo è imperfetto. Io ve l'ho spiegato tante volte, che nel nostro paese Gandhi era un grande, grandissimo politico, conoscete Mahatma Gandhi, lui commise così tanti errori,
alla fine commise il più grande errore e fu ucciso. Questa è una lunga storia. Comunque, anche un grande personaggio come Mahatma Gandhi commise errori. Quindi, gli Shastra dicono che ogni anima condizionata deve commettere errori, necessariamente commetterà errori. Per quanto grande li possa essere, secondo un calcolo, una stima fatta da, eseguita da sciocchi e fuffanti. Svavid Varohastra deve, dovrà necessariamente commettere errori, perché è illuso, perché quindi avrà una propensione a ingannare e alla fine i suoi sensi sono imperfetti. L'abbiamo detto così tante volte. Siamo così imperfetti. Una persona così imperfetta come può offrire e fornire una conoscenza perfetta? Quindi un cosiddetto filosofo, scienziato, la sua conoscenza è sempre imperfetta. La conoscenza perfetta può essere ricevuta solo attraverso il sistema parampara, da Krishna Brahma, da Brahma Narada, da Narada Vyasa, da Vyasa Madhvacharya, in questo modo giù fino a Chaitanya Mahaprabhu, Sri Goswami e poi il nostro Guru Maharaj, così. E il nostro impegno, il nostro affare, il nostro compito è semplicemente presentarvi tutto ciò che noi abbiamo ascoltato. E questo è un punto molto importante. E poiché noi non speculiamo mentalmente, proprio come i cosiddetti, così tanti swami che vengono dall'India, loro presentano semplicemente le loro speculazioni, allora qualunque piccolo successo io abbia conseguito è dovuto semplicemente a questo metodo, ovvero che io non sto presentando qualcosa creata da me. Questo è il segreto del successo. E tutti questi farabutti, voglio dire, dichiarano invece altro. Tutti questi farabutti vengono con cose, filosofie create da loro. Una cosa spirituale non può essere creata, prodotta, come Dio. Dio non può essere prodotto, manufatturato. Dio è sempre Dio e le parole di Dio anche sono Dio. Se noi presentiamo così com'è, Dio così com'è, le sue parole così com'è, allora sarà efficace. Questo è detto negli Shastra. Satam prasangam mamavidya samvido bhavanti ritkarna rasayanakata tajonana tajoshana ashva pavarga vartmane shraddha bhaktirati dhanukra mishati. C'è tutto. Satam prasangam. Da un maestro spirituale autentico voi ricevete la conoscenza, poiché egli presenterà, ve la presenterà così come l'ha ricevuta dal suo maestro spirituale. Non cambierà, non modificherà nulla. Questo è il maestro spirituale autentico, bona fide. E questo è molto semplice. Diventare maestro spirituale non è mica una cosa difficile. Voi dovete diventare maestri spirituali. Tutti voi, tutti i miei discepoli, voi, tutti quanti dovreste diventare maestri spirituali. E non è difficile. È difficile quando voi cambiate le cose. Diversamente non è difficile. Ma se voi semplicemente presentate qualunque cosa io vi abbia, che voi, qualunque cosa voi abbiate ascoltato dal vostro maestro spirituale, se voi lo presentate così com'è, sarà molto facile. Se voi invece volete diventare over intelligent, presentare qualcosa, interpretare qualcosa, qualunque cosa voi abbiate ascoltato dal vostro maestro spirituale, se voi ci aggiungete qualcosa, lo alterate e rovinate tutto. L'intera cosa sarà marcia. Non aggiungete niente, non cambiate niente, semplicemente presentatela così com'è. Quindi noi abbiamo presentato la Bhagavad Gita as it is, così com'è. Non cercate di diventare più del maestro spirituale, altrimenti farete marcire tutto. Marcirete voi. Ah, then you'll spoil. Marcirete voi. Rimanete sempre servitore del vostro maestro spirituale e presentate le cose così come le avete ascoltate e allora sarete maestri spirituali. Questo è il segreto. Dovreste conoscerlo, questo segreto. Non cercate di diventare over intelligent, di andare oltre l'intelligenza, perché questo farà marcire, renderà marcio. Evam parampara praptam imam rajasha yobidu.
Chaitanya Mahaprabhu dice Amara Gyaya Guru Hanatara Idesha Yare Dekatarekaha Krishna Upadesha. Vedete? È molto semplice. Voi troverete nel Chaitanya Charitamrita, ora che è pubblicata, è proprio così orgoglioso che è stata pubblicata finalmente Chaitanya Charitamrita. Chaitanya Mahaprabhu nel Chaitanya Charitamrita, finalmente pubblicata e disponibile, Chaitanya Mahaprabhu dice, lui è il Supremo Signore, Krishna, lui dice Amara Gyaya, qualunque cosa io dica, Amara Gyaya, per mio ordine voi diventate maestri spirituali. Chaitanya Mahaprabhu. Così uno può essere anche analfabeta, molto analfabeta, non avere alcuna formazione scolastica, nessuna borsa di studio, potrebbe non essere neanche nato in una famiglia di brahmana, potrebbe anche non essere un sannyasi. Ci sono così tante qualifiche, qualificazioni, ma uno potrebbe non avere tutte queste qualifiche, ma uno potrebbe non avere tutte queste qualifiche, potrebbe essere potrebbe essere anche un mascalzone numero uno, eppure egli può diventare un maestro spirituale. Come? Amara Gyaya. Quello che Krishna dice, quello che Chaitanya Mahaprabhu dice, se voi lo seguite, diventate maestri spirituali automaticamente. Uno può essere anche rascal number one, da un punto di vista di valutazione materiale. Uno sciocco, uno sprovveduto, un rascal, un deficiente. Ma se semplicemente segue rigidamente, strictly follow, qualunque cosa sia detta da Chaitanya Mahaprabhu o dal suo rappresentante maestro spirituale, allora egli diventa un guru. Non è molto difficile. Uno potrebbe non pensarla così. Potrebbe dire, ma io non sono qualificato per diventare guru. No, tu sei qualificato. Se tu segui strettamente la parampara, il sistema parampara, sarai qualificato. Ti qualificherai. Tutto qua. Amara Gyaya Guru. E qual è la difficoltà? Dov'è? Chaitanya Mahaprabhu dice non c'è alcuna difficoltà, don't feel any difficulty, non sentite, non percepite che ci siano difficoltà, perché in quanto maestro spirituale cosa dovresti fare? Yare dekatare kaha Krishna upadesha, chiunque tu incontri semplicemente parlagli delle istruzioni che Krishna ha dato. E quali sono le istruzioni di Krishna? Anche questo è anche molto facile. Quali sono le istruzioni di Krishna? Krishna dice Krishna dice diventa semplicemente mio devoto, pensa sempre a me, offrimi i tuoi omaggi e adorami. Allora qui è Krishna. Se tu semplicemente pensi qui c'è Krishna, qui c'è la divinità di Krishna, non c'è Krishna. E allora, qui c'è Krishna, scusate, allora, così qui c'è Krishna. E se voi semplicemente pensate, ecco Krishna, c'è la divinità di Radha Krishna. Voi potreste anche essere degli sciocchi, un rascal number one, non importa, se tu ottieni, ricevi una bella impressione di Radha Krishna e pensi a Krishna, oh, come meravigliosamente decorato Krishna. Ieri Madhaji Gopalandini con Madhaji Madhuri hanno vestito le divinità Shingara, Seva, in maniera meravigliosa, questo vestito meraviglioso confezionato da Madhaji Subhadra, Hare Krishna, queste bellissime ghirlande fatte da Bhaktin Kedrin, da Subhadra, chi altri? Ho dimenticato qualcuno? Gabriella, l'altro ieri, fino alla sera, a infiorare, a inghirlandare. Allora, se una persona pensa, oh, qui c'è Krishna, che bel vestito, che belle ghirlande, che bella decorazione. Cosa succede? Ma questo, qual è la difficoltà? Qual è la difficoltà a pensare così? Allora, e uno pensa, che bello, che belle decorazioni per Krishna. Questo è così tanto, è una cosa meravigliosa pensare questo. E non c'è una erudizione
così elevata, non ci vuole un'erudizione così elevata per dire che bello Krishna, come bello decorato. Krishna dice Manmanabhava Mabhakto, qui c'è la divinità di Krishna, adoratelo bene, così com'è, secondo i principi regolatori, così come proprio le norme dell'adorazione, adoratelo. E anche se voi non lo adorate, ma semplicemente pensate a Krishna, oh, qui c'è Radha Krishna, se vi rimane questa impressione, qual è la difficoltà? Appena voi vedete Radha Krishna, voi ottenete questa una qualche impressione. Pensate a quello che vedete, a quello che osservate, a queste impressioni. Qual è la difficoltà a pensare a Krishna? Manmanabhava Madhavto, adorami. E se avete la buona opportunità di adorarlo, adoratelo. Se siete iniziati, adorate qui, nel tempio. Ovvero, installate le divinità a casa, Kshirodakshay Prabhu, come Kshirodakshay Prabhu sta facendo. Tutti possono farlo, qual è la difficoltà? Ora, chiedetegli come egli è diventato felice adesso, adorando Krishna a casa. Tutta la sua famiglia è felice. E non soltanto lui, pure sua moglie, i suoi figli, tutti sono felici. È una cosa pratica. Man manabhava manbhakto. Madhyaji man namaskuru. E se non puoi fare niente, non puoi adorare, non puoi, semplicemente vieni, offri i tuoi omaggi. Mio caro Signore Krishna, io sono così povero, sono così sfortunato, io non posso fare niente di tutte queste cose qui, però ti offro i miei umili omaggi ai tuoi piedi di loto. Anche questo è così tanto. Se voi fate questo, voi diventate maestri spirituali. Allora, semplicemente accettando questo principio, anche se voi non siete colti, dotti, anche se foste analfabeti, se ascoltate tanto dalla Bhagavad Gita, semplicemente potete ascoltare tanto dalla Bhagavad Gita e andate a ripeterlo, semplicemente ripetetelo. Non c'è questione di diventare eruditi, dotti, sapienti. Dio vi ha dato queste orecchie e anche se foste ciechi e non poteste leggere, potete ascoltare. Krishna Upadesha. Cos'è Krishna? Chi è Krishna? Questo è Krishna Upadesha. E alla fine Krishna dice Sarva Dharmam Parityaja, Mamekam Sharanam Vraja. Se voi semplicemente predicate questo culto, amico mio caro fratello, arrenditi a Krishna. Ecco, se voi dite così, voi siete maestri spirituali. Voi diventate maestri spirituali, andate di porta in porta. Non parlate di altro, semplicemente dite, mio caro amico, bravo, sei così bravo. Tu sei così, my dear friend, you are very nice, you are very learned. Sì, questo metodo fu adottato da Prabodhananda Sarasvati. Dante Nidhaya Trinakampa Dayorni Patya, Kakushatam Kritva Chaham Bhavimi, Bravimi, He Sadhava Sakalam Eva Vihaya Durat Chaitanya Chandra Charane Kurutanuragam. Chaitanya Chandramrita 90. Il significato di questa predica è molto semplice. Dante Nidaya Trinakam, in accordo col sistema indiano, se voi mettete un filo di paglia tra le vostre labbra, questo è un segno che voi siete molto umili, è un segnale, un messaggio che voi siete umili. Se voi vi avvicinate a una persona con un filo di paglia tra le labbra, immediatamente quella persona capirà che voi siete lì andati da lui in un mood, con un sentimento di grande umiltà. Quindi Dante Nidaya, questo era il sistema, Dante Nidaya Trinakam. E toccategli i piedi, immediatamente toccategli i piedi, immediatamente, anche se è un nemico, diventerà amico, anche se è vostro nemico. È un metodo così facile, mettete un filo d'erba in bocca, immediatamente andate giù, toccate i piedi, padaioni petia, e a mani giunte, in maniera molto umile, lusinghiera, Dante Nidaya Trinakam, padaioni petia, kakushatam kritvaccia, con parole lusinghiere, aham bravimi, e immediatamente lui acconsentirà, ah sì, dimmi tutto quello che hai da dirmi, immediatamente si convertirà all'ascolto di ciò che avrete da dirgli. Vedete quanto perfetto questo processo è? Quanto è perfetto questo processo? Allora, qual è lo scopo, Signore? Perché io dovrei diventare umile, mite?
Sì, signore, io... tu sei un grande sadhu, mi direte, sei un grande erudito, sebbene egli possa essere uno sciocco di prima categoria, tu vuoi chiamatelo sadhu? Sì, 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 sei un sadhu. Lui, sì, sì, è vero, sono un sadhu, c'è proprio ragione. Allora perché sei venuto qui? Dimmi pure, caro mio. E voi gli direte, a questo punto, si chiama captatio benevolentia, no? Tranquillizzate. Quanto manca, scusami? 30 minuti. L'abbiamo dato a finisco prima, che vedete, guarda, la lezione sta per finire. Thank you very much, è molto vicino, thank you very much. Cosa gli direte a questo punto, dopo che avrete catturato la sua benevolenza? Gli direte, ora gentilmente amico mio, dimentica tutte le assurdità, qualunque cosa tu abbia imparato fino ad oggi. Io sto venendo da te con queste parole lusinghiere perché io voglio che tu dimentichi tutto. Tutti questi yogi, o quello, quell'altro, quel tipo di meditazione, per favore, butta via tutte queste cose. E allora lui dirà, e allora cosa vuoi che io faccia? Chaitanya Chandra Charane Kurutanuragam. Semplicemente aderisciti ai piedi di loto del Signore Chaitanya Mahaprabhu e diventa maestro spirituale. Tutto qua. Allora io spero, dice Prabhupada, spero che tutti voi, uomini, donne, ragazzi, ragazze, diveniate maestri spirituali e seguiate questo principio. Maestro spirituale, semplicemente, sinceramente, seguite i principi e parlate al pubblico, parlate alla gente. Allora immediatamente Krishna diventerà, diventerete favoriti da Krishna, diretti, prediletti da Krishna. No, immediatamente Krishna diventerà il vostro prediletto. Krishna non diventa, non è che diventa Krishna il vostro prediletto, voi diventate i prediletti da Krishna. Immediatamente, se fate così diventate i cocchi di Krishna. I cocchi di Krishna. Krishna dice nella Bhagavad Gita, Nacha Tasman Manusheshu Kashinme Priya Kriptamaha. Chiunque stia eseguendo questo umile servizio della predica della coscienza di Krishna, mi è molto caro e nessuno mi sarà più caro di lui. Così dice Krishna nel 1869. E allora, se voi volete, volete essere riconosciuti da Krishna in maniera molto facile, very quickly, molto veloce, very quickly, velocemente, facilmente, accettate questo metodo di diventare maestri spirituali, presentate la Bhagavad Gita così com'è e la vostra vita è perfetta. Grazie molto. E i devoti, all glory to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Grazie per l'attenzione, grazie per l'ascolto. Meditate, gente, meditate.